Ciao a tutti, sono Nicolò Vignatavan ed oggi con me parliamo della storia dello studio della caduta dei gravi. La caduta dei gravi è una disciplina scolastica che si sviluppa ormai da un arco di tempo di più di 2 millenni. Filosofi, scienziati, fisici e matematici hanno offerto il loro contributo in questi secoli, tramite teoremi, scritti, formule ed impressioni, dall'antica Grecia fino ai giorni nostri. Gli iniziatori dello studio della caduta dei gravi furono sicuramente i due filosofi Empedocle e Aristotele. Empedocle, filosofo agrigentino, sostenne come l'essere fosse generato dall'avvicinamento e dall'allontanamento, dalla compressione e dalla rarefazione dei quattro elementi fondamentali: la terra, il fuoco, l'acqua e l'aria. L'amore univa ed avvicinava questi quattro elementi, l'odio li allontanava. In questo movimento di allontanamento ed avvicinamento si generava l'essere. Aristotele, riprendendo Empedocle, sostenne come ogni corpo, se non si trova in quel preciso istante nel suo cosiddetto locus naturalis, luogo naturale per la sua vita, necessariamente ha un movimento verso di esso. Quindi, se un elemento pesante come un sasso si trova in aria, necessariamente esso si deve spostare verso la terra. Se una cascata si trova in una posizione alta rispetto al fiume, necessariamente essa dall'acqua, verso l'acqua, deve muoversi a partire dall'aria. Se il fuoco, un elemento leggero, si trova in basso, necessariamente deve muoversi verso l'alto, verso l'aria. Quindi ogni corpo si muove verso il suo luogo naturale, secondo il proprio peso. E secondo Aristotele, secondo il suo sillogismo scientifico, un corpo A presente in un insieme A di non appartenenza si muove verso un insieme B di sua appartenenza in relazione al proprio peso, quindi alla differenza di peso rispetto al primo insieme nei confronti del secondo insieme. Ci spostiamo ora nelle ultime decadi del XVI secolo. Galileo Galilei, camminando sotto la Torre di Pisa, secondo la leggenda, ipotizzò il suo esperimento sulla caduta dei gravi. Secondo Galileo, facendo cadere due corpi dalla cima della torre, questi corpi sarebbero caduti secondo una velocità che sarebbe stata dipendente non dal peso dei due corpi, ma dalla resistenza di attrito dell'aria. Galileo in questo modo confutò le teorie aristoteliche, utilizzando un esempio che andiamo a vedere adesso alla lavagna. Secondo Aristotele, due corpi M1 ed M2 cadono verso il basso con una velocità dipendente dal loro peso. Galileo ci dice che se noi andiamo a sommare questi due corpi, la somma dei due corpi avrà necessariamente un peso più grande e quindi cadrà in maniera più veloce. Ma allo stesso tempo, unendo i due corpi, il corpo più leggero rallenterà il corpo più pesante, quindi la somma dei due corpi cadrà più lentamente. Quindi questo paradosso è un paradosso con il quale Galileo confutò le teorie aristoteliche, sostenendo fossero fallaci, poiché utilizzando la teoria dei pesi non vi era un'unica strada di sintesi nei confronti delle premesse. I due corpi uniti sarebbero caduti più velocemente o più lentamente? Ecco, una domanda a cui non si poteva dare risposta secondo le teorie aristoteliche.
Se per Aristotele ed Empedocle la chiave per studiare la caduta dei gravi era nel calcolo del peso del corpo, e se per Galileo la chiave invece era il calcolo della resistenza d'attrito dell'aria, per i prossimi due autori che andiamo ad analizzare, l'elemento fondamentale per analizzare appunto la caduta dei gravi è il loro movimento e la loro traiettoria. Stiamo parlando dei fisici Giovanni Keplero ed Isaac Newton. Keplero ci dice, secondo una sua famosa legge, che ogni pianeta ruota attorno al proprio Sole mediante una traiettoria ellittica, per la quale il Sole è situato in uno dei due fuochi dell'ellisse. Allo stesso tempo, se un corpo cade sul suo pianeta, necessariamente, secondo Keplero, dovrà essere influenzato dalla traiettoria ellittica del pianeta attorno al Sole. Di conseguenza, anch'esso si muoverà nella sua caduta secondo una traiettoria pressoché ellittica. Allo stesso tempo, però, Isaac Newton ci dice che ogni corpo è in relazione con un altro, quindi un grave con il suo pianeta, secondo la legge di gravitazione universale, identificata dalla formula F uguale G per M1 per M2 diviso R al quadrato, con M1 e M2 le due masse dei corpi, R al quadrato il raggio al quadrato della distanza. Di conseguenza, sommando le due teorie, quella di Keplero e quella di Newton, ogni corpo cade verso il proprio pianeta tramite un movimento che è somma vettoriale di un movimento ellittico determinato dalla legge di Keplero e dalla forza di gravitazione universale di Newton. Il movimento di caduta del grave in relazione al proprio pianeta sarebbe anche condizionato dalla forza legata al moto di rotazione del pianeta, che vedremo più avanti verrà identificata come la forza di Coriolis, ma essa sarà un infinitesimo di influenza rispetto alle due grandi forze, quella legata al moto di rivoluzione kepleriana e quella legata alla legge di gravitazione universale di Newton. Il movimento di un corpo, ma soprattutto la sua luminosità, è una caratteristica fondamentale che si lega in maniera indissolubile all'espansione dell'universo ai suoi margini. Ai margini appunto dell'universo, un corpo in allontanamento emette una luce che si avvicina ad una cromatura rossa, mentre un corpo luminoso che si avvicina rispetto ad un osservatore sviluppa una luce di lunghezza d'onda blu. Quindi questo meccanismo viene definito appunto un meccanismo del red shift e blue shift, a seconda che il corpo luminoso sia in allontanamento, red shift, o in avvicinamento, blue shift. Questo concetto possiamo rintracciarlo nella pittura in un autore che adesso andremo ad analizzare, ovvero sia Vassili Kandinsky, il pittore padre dell'astrattismo. Vassili Kandinsky sostiene come ogni colore abbia un effetto, per così dire, gravitazionale rispetto all'osservatore e di conseguenza rispetto ai corpi che sono posti in relazione a quel colore, in particolare nella sua pittura, nella pittura astratta. Secondo Kandinsky, il color rosso è un colore che rispetto all'osservatore o rispetto a un corpo nell'arte astratta determina una forza centrifuga, quindi muove gli occhi dell'osservatore o di un corpo all'interno del quadro dal centro verso l'esterno. Viceversa, il colore blu, sempre un colore magnetico,
secondo Kandinsky, sviluppa agli occhi dell'osservatore un movimento legato ad una forza centripeta, quindi un movimento dall'esterno verso il centro. Quindi il rosso, il colore che Kandinsky associa allo spirito, al movimento incessante, al desiderio, legato alla forza centrifuga, invece il blu, il colore che Kandinsky lega all'anima, quindi al movimento imperturbabile, esterno a noi, esterno all'osservatore. Fin dall'inizio della nostra lezione ci siamo dedicati allo studio della caduta dei gravi, del loro movimento, della loro traiettoria sul pianeta Terra. Analizziamo adesso un esperimento sulla Luna. Questo esperimento lo compì l'astronauta David Scott nel 1971 durante una missione Apollo. Andiamo a vedere alla lavagna di cosa si tratta. David Scott sulla superficie lunare fece cadere un martello ed una piuma. I due corpi caddero perfettamente con la stessa traiettoria e con la stessa velocità ed impattarono il suolo nello stesso momento. Questo era la prova del fatto che, in assenza di resistenza dell'aria e quindi sulla superficie lunare, i corpi, indipendentemente dal loro peso, cadono con la stessa velocità e con la stessa accelerazione. Questo giustificava le tesi di Galileo. Il prossimo autore fisico che andiamo ad analizzare è Wernher von Braun. Matematico e fisico polacco, venne sottratto dagli americani poco prima di Norimberga e fu subito messo a capo, negli anni 60, del progetto spaziale statunitense. Nel 1969 von Braun sostenne come, grazie ai suoi studi su razzi e missili, l'uomo sarebbe ben presto giunto sulla Luna e, decenni dopo, su Marte. Il suo studio fu legato in maniera indissolubile al calcolo della derivata terza e della derivata in generale superiore alla seconda nel momento di accelerazione e decelerazione legato all'atterraggio e alla partenza di razzi e missili. Andiamo a vedere alla lavagna di che cosa si tratta. Come sappiamo, in un piano cartesiano in cui lungo l'asse Y abbiamo lo spazio e lungo l'asse X abbiamo il tempo, descritto da una funzione generica il moto di un corpo, la velocità in un preciso intervallo di tempo è data dalla relazione spazio 2 meno spazio 1 fratto il tempo. La velocità istantanea invece in un punto preciso del moto è data dal calcolo della derivata prima rispetto a quel punto. Parlando invece di accelerazione, in un piano cartesiano velocità-tempo, l'accelerazione in un determinato intervallo di tempo è data dalla relazione velocità 2 meno velocità 1 diviso il tempo, e l'accelerazione istantanea in un punto del moto è data dalla derivata legata alla retta e al coefficiente angolare in quel punto del moto. Se noi invece, oltre al calcolo della derivata prima e della derivata seconda, andiamo a studiare un piano cartesiano in cui lungo l'asse Y abbiamo l'accelerazione e lungo l'asse X il tempo, calcolando la derivata in un punto preciso del moto, quindi la derivata terza dell'accelerazione rispetto allo spazio, noi andremo a studiare
il cosiddetto fenomeno di strappo, in inglese jerk, ed è proprio quel fenomeno che si può notare nel movimento di partenza e di atterraggio di un missile. In un piano cartesiano spazio-tempo, dato un moto di un corpo a piacere, il calcolo della derivata prima corrisponde alla velocità, il calcolo della derivata seconda corrisponde all'accelerazione ed il calcolo della derivata terza corrisponde allo strappo. Questo dunque è un sintetico riassunto per il corso di storia della scienza per Uni 3.